Oggi facciamo i calamari ripieni di barbieri. Mi è sempre piaciuto Bruno. Come sua abitudine è ricchissimo di ingredienti, qualcosa che non vi piace non la mettete. Quindi partiamo dai calamari, una grandezza media però, dipende sempre da quello che troviamo. Pane ammollato nel latte, del prezzemolo tritato, dell'uvetta, delle olive taggiasche, acciughine, capperi, aglio, peperoncino, i calamari, i ciuffi, anzi le ali per meglio, perché qui i ciuffi qualcuno l'ho lasciato, tagliuzzati, del parmigiano grattugiato, origano, pepe, olio, sale e poi della passata di pomodoro per fare il guazzetto e pure un po' di basilico. È tanto bravo, ma solo per preparare tutti questi ingredienti. Prepariamo il ripieno. Queste sono le alette e qualche tentacolo tagliuzzato. Poi strizziamo il pane e lo sbricioliamo un po' grossolanamente, ha detto Bruno, che ha tagliato col coltello lui, perché sei più bravo, cioè più bravo, non esiste proprio la prezzemolo. Parmigiano, qualche cucchiaio. Aggiungo l'uvetta. So che a molti di voi non piace, a mia figlia sì, e quindi l'aggiungo. Non l'ho fatta rinvenire nell'acqua perché a così ha detto Bru, qualche capperino. Un po' di pepe. Pizzichino di sale, poco. E l'olio. Dice che l'olio sa di usare, sa di usare, per farmi venire cucinato, saporito sa di usare l'olio, lo sapete? Facciamo tostare il pane, così ha detto. Spegniamo, prepariamo il guazzetto, un po' di olio, l'aglio, un po' di peperoncino, poco se no mia figlia, aggiungiamo un po' di olive su quelle taggiasche, fogliolino di basilico, che bel profumo, aggiungiamo il pomodoro. Aggiungiamo acciughe e capperi. Sapori mediterranei, ma c'è imparato buono sto video. Sono imparato bene, ho visto più volte. Riempiamo, i calamari sono lavati ed asciugati. Non amma fa troppo piatti come mia abitudine, perché sennò si rompe in cottura. Ci aggiungo pure il tentacolo. Speriamo se mi esce come quelli bruni, non credo però. Così lo facciamo cuocere col ciuffo. Ecco qua. Pizzichino pizzichino di origano. Passo il sugo su fiamma più bassa perché così li facciamo cuocere lentamente. E caliamo questi bei. Bruno non ha cucinato uno, solo questo, ha mangiato solo quel giorno. Facciamo cuocere a fiamma bassa, non altissima, per mezz'ora o tre quarti d'ora, aggiungendo, se necessario, un po' di acqua. Bruno mette il brodo, ma io non lo tengo. Si sente un profumo bellissimo e poi tengono effettivamente una bella faccia, eh? Che ne pensate? Non c'è una cosa più buona del sugo. Mi sembrano molto promettenti.
costano poco. Si tratta di assaggiare a fine video. Ma se voi non mi vedete assaggiando un po' di ricette, come fate? Ciao!